da un'altra isola, le isole vanno forti. Giuseppe Fiorini, provenienza Siracusa, 27 anni, Coffee Show Latte Art. Giuseppe, questa è la tua prima gara. Il mio in bocca al lupo. Crepi. Lì ci sono i tuoi giudici, sai quello che devi fare. Time. Buongiorno signori giudici, mi chiamo Giuseppe Fiorini, vengo da Siracusa e sono qui per prepararvi i miei quattro cappuccini, due in etching e due in free pouring. Wow, che stile. Giuseppe va a pulire il portafiltro, lo fa vedere al giudice tecnico che non ci sia un residuo all'interno. È un barista che prepara gli espressi, va a ritmo, vuol dire che è sicuro di sé. Vi dicevo, Giuseppe Fiorini viene da Siracusa, dalla tappa organizzata da Mangiare Bene Non Solo, dall'evento co-organizzato, se posso, dal presente Andrea Antonelli, Chiara Berconzi, ma soprattutto dal qui presente, seduto tra noi, Gaetano Bon Giovanni. È stato un piacere accogliere la richiesta di Gaetano Bon Giovanni qualche anno fa di portare questa tecnica da latte art in Sicilia. Invito che ho accettato volontariamente, ho accettato spontaneamente, e chi ha visto dopo qualche anno, dopo esattamente due anni, l'ingresso dei campionati italiani di latte art in Sicilia. Sembrava di primo acchito non ci fosse nessuno, i baristi dove sono? Bene, al quarto anno ecco un barista siciliano in gara. Certo che effettivamente arriva da lontano, Non ti vedo Fabio, mi è sparito Fabio. Ma sarà arrivato in macchina, in treno, con tutte le sue valigie, da due giorni qua, a spese proprie, e intanto si è allenato a casa. Pensa. Si è portato le lattiere da casa. E gli attrezzi da lavoro in una valigetta. E come qualsiasi professionista ha risposto al telefono e ha detto sì, ci sono. Qui al SIGEP, lo sai, se giri negli altri padiglioni vedi i cuochi, i pasticceri, i gelatieri che svolgono le loro competizioni. Sono abituati loro a fare formazione ogni volta, dei corsi per migliorarsi, per fare le gare, per fare le torte belle, per fare le decorazioni di zucchero tirato. Non si pensa invece sovente alla professionalità, alla passione e all'impegno che ci vuole anche per le gare di caffetteria. Eccolo, il free pour di Giuseppe Fiorini. Bravo, un applauso. Bravo Giuseppe. E ora Fabio, che è partita questa catena, le maglie non si scioglieranno più. Qualche anno fa sono sceso in Sicilia, come dicevo prima, a fare un corso di formazione di latte art a un certo Marco Poi Domani. Marco Poi Domani, guarda caso, qualche tempo più tardi è diventato il trainer di Giuseppe Fiorini, che adesso è in gara.
frattempo si sta preparando per i suoi cappuccini preparati con la tecnica del Lecce. Ricordiamo al pubblico che possono avvisare qualora anche a casa per la finale del pomeriggio. 5 minuti in questo istante, Giuseppe, mancano 5 minuti adesso, e che potranno seguire sul sito ufficiale di SIGEP Rimini le gare in streaming. Siamo in diretta. E questo è l'etching di Giuseppe Fiorini. Sarà una ragosta? Visto che siamo al mare, visto che lui arriva dalla Sicilia dove ci sono delle aragoste fantastiche. Domani mattina tutti all'insolito caffè a Siracusa per bere un cappuccino di Giuseppe Fiorini. Comodo, non comodissimo da qua, però. Può valer la pena, eh. Ecco il tifo di Giuseppe. Il tifo ce l'ha, però. Eh sì, qui ci vuole il manico, Fabio. O ce l'hai il polso o non ce l'hai. E non farsi prendere dal panico non è facile. Ci vuole un Dio che ci protegga quando il gioco si complica. E un po' di pratica con l'informatica. E se si fa drammatica. E quando sono trascorsi 7 minuti, ha presentato anche il suo terzo cappuccino e sta realizzando l'ultimo. In questo istante 30 secondi al tempo. La sua postazione, le ultime battute. Time, bravissimo. 7 minuti e 54 secondi. Vieni Andrea, vieni tu a intervistare Giuseppe, vieni Giuseppe. Un applauso per Giuseppe Fiorini della Sicilia a gareggiare ai campionati italiani di latte art. Beh, il tifo è assolutamente folcloristico, Giuseppe. Ti hanno seguito con passione, non sono neanche pochi a dire la verità e fanno un gran casino. Giuseppe, com'è andata? Bene. Sei riuscito a realizzare tutte le tue figure? Sì, sono riuscito a realizzarle. Volevo farlo con più impegno, soprattutto Lecce. Volevo riuscire a dare di più. Giuseppe, è la tua prima gara. Io la tua prima gara lo so, tremavo molto, ma molto di più. Io spero, mi auguro che tu oggi possa andare in finale, perché sicuramente Speriamo. Avrai scaricato parte della tensione. Già. Giuseppe, vuoi ringraziare qualcuno dei presenti e anche non magari, o salutare guardando là a casa? No, voglio salutare la mia compagna e mio figlio. E tuo? Mio figlio. Wow, ha un figlio, non lo sapevo io. Caspita, ma sei giovanissimo, anni? 27 anni. Io ringrazierei sicuramente anche una persona che abbiamo
in comune come conoscenza. Vorrei ringraziare anche Marco Poidomani, sicuramente il tuo che trainer, che mi ha aiutato tantissimo per affrontare questa gara in così pochi giorni di tempo. Ha dedicato più tempo a me che alla famiglia in questa settimana, quindi ci tenevo tanto a ringraziarlo. E il mio amico Giuseppe Valpo che mi sostiene tantissimo. Sicuramente i tuoi amici. Bravo, Giuseppe. Complimenti. Complimenti a loro. Salutiamo. I tuoi giudici vogliono ringraziarti. Io vorrei. Thank you. Guarda cosa faccio adesso. Io vorrei ringraziare Gaetano Bongiovanni per aver portato i campionati italiani di latte art in Sicilia. Grazie Gaetano! Grande Gaetano! Ci vuole gente che abbia voglia di investire tempo e denaro per divulgare la cultura, per aiutare la SCAE, la Specialty Coffee Association of Europe e la selezione, ovviamente la selezione italiana, a divulgare la qualità del prodotto e la professionalità dei baristi, come quella che oggi ci ha dimostrato il nostro campione qua in gara. Grazie Giuseppe, grazie. Ti lasciamo grazie al lavoro a voi, per liberare grazie la postazione. Grazie. E sicuramente ci vedremo quest'oggi. Finalista Matteo Belluppi da Milano. Woo! Il secondo finalista Luca Primiani. Woo! Luca da Parma, Lombardia, Emilia Romagna. Terzo finalista Giuseppe Musiu! Da Cagliari, Giuseppe Musiu dalla Sardegna, la terza regione! Il quarto finalista, Cristian Herrera! Cristian, Piemonte, Torino, la quarta regione di oggi! Avviciniamoli questi ragazzi. Avvicinate. È arrivato anche Giuseppe Fiorini. Sono arrivati anche gli altri due, Simone Pieras e Matteo Pianta. Ah, bene. Ah, ma ci siamo tutti allora. Forza! Bene, ci sono tutti. Allora, ne mancano due, Fabio. Ne mancano due. Bene. E voglio vedere altri due. Posso usare due mani? Posso usare due mani per gli ultimi due? Aspetta che arrivo io, aspetta. Bravo. No, non si può. Lasciamo la suspense per l'ultimo, è vero? La suspense per l'ultimo. E allora, ecco che la mano Giuseppe Fiorini con noi dalla Sicilia, la quinta regione di oggi. Stringetevi, si stringe il cerchio. L'ultimo finalista a partecipare, Fabio, abbiamo due nuovi, già abbiamo due nuovi sono, li ho visti, sono arrivati, li abbiamo salutati prima, due nuovi nella finale. E poi ultimo finalista, nono campionato italiano di latte art. Devo prendermi gli occhiali, però mi sembra proprio che sia Pietro Maria Vannelli dalla Toscana, la sesta regione di oggi. Abbiamo lasciato per ultimo, ma non ultimo, insomma. Grazie a tutti. Guarda avanti, foto. Complimenti a tutti. Vorrei ringraziare gli altri finalisti. Bravo. Che si sono prestati qua oggi e ringraziarli con un omaggio. Un omaggio a Simone Pitts.
offerto dalla Pulica. Elisa Urdic, complimenti Elisa. Simone, non ho più voce, scusami. Cattani, Riccardo Bertato, Marino Moroso e Matteo Pianta. E loro sono i sei finalisti che oggi pomeriggio si contenderanno la finale per il nono campionato italiano di Latte Art. Pietro, Matteo, Cristian, Luca, Giuseppe o Guido e Giuseppe ancora. Bene, un applauso ancora per loro.
fargliela fare. E anche il secondo fritture servito. Secondo cappuccino servito. Questa mattina quando c'erano le semifinali, sì, c'è più silenzio, c'è anche un po' più il pubblico gente. È più attento, ci sono molti più spettatori. Grazie Rimini, e io mi sto divertendo molto, ma molto di più di stamattina. Oh sì, è che bisogno, mi dai la mano? Ha ragione, ti ha guardato bene, non si fida. Ho fatto bene, bravo. Thank you.
devi sentire. Un minuto, Giuseppe. Per il secondo espresso macchiato. La Sicilia ti sta guardando, Giuseppe. In streaming dal sito del SIGEP, la finale dei campionati italiani di latte A. Trenta secondi, Giuseppe. Quattro secondi. Giuseppe, vieni, subito. Vai a buttarti lì in mezzo. Vai. Lì da tutti i tuoi tifosi. Accoglietelo con un grande applauso. Il primo barista siciliano in gara. Finalista di questa sera. Ciao Giuseppe, complimenti. Finalmente finito. Molto bene, hai terminato con i tuoi disegni, quindi veramente complimenti. Grazie. Giuseppe, ci vediamo da qualche istante. D'accordo. Io voglio lasciarti rilassare, hai dato tantissimo, sei per me un'esperienza fortissima, veramente fortissima. Speriamo di aver fatto qualcosa. Grazie, un poco fa non è ancora iniziato. Gaetano Buongiovanni. Un ringraziamento a Gaetano Buongiovanni, allora. Ha reso tale la mia presenza qui. Che ha reso possibile, giustamente, avendo organizzato, andare bene non solo la tappa della Sicilia, del Papuccio Latteano. E i miei amici che mi sostengono. Grazie Giuseppe. Grazie di nuovo. A te.
Adesso andrò a prepararvi il designer latte. E questo non è il solito film. È un romanzo. Movimento.
latte. Bravo. Sette minuti. Grazie mille. Luca, puoi...
Beh, soprattutto i miei genitori, naturalmente papà e mamma siamo qua con noi. Poi devo ringraziare naturalmente per la squadra Mariano Semino che mi hanno dato la disponibilità per la scuola. Andrea Latuada che era qua con noi un istante fa, Mariano Semino qua sul palco con noi e noi in bar alla scuola tutti i campioni. Hai fatto una crescita veramente incredibile, sì. Io ti ho visto pochi mesi fa, sei mesi fa, insieme ci siamo trovati in Nine Bar, sì. E veramente devo farti i complimenti di cuore perché hai fatto una crescita incredibile, davvero. Grazie sono mille. Proprio contento, bravo. Grazie. Complimenti, la tua firma non dimenticarla sulla DC sì. Pro di bravo Luca, grazie. Ormai già di passata di proprietà. Di queste gare e quindi a cominciare dal capo giuria Missis, ormai la conoscete tutti, Sonia Gray. Poi Luca Ventriglia e Chiara Bergonzi. Masceran, Tibor, Lauro Fioretti, Francesco Corona, Nadia Rossi, Cinzia Linardi, Chiara Bergonzi, Filippo Ertelac, Danilo Lapis. I giudici qui così gentilmente sotto il wall centrale. Giudici che sono rimasti oggi e adesso al nostro via e io chiamerei in ordine sparso li nomineremo dopo, chiamiamo fuori i concorrenti prima del campionato di Latte Art che hanno gareggiato questa mattina e oggi nelle finalissime, i concorrenti del campionato di Latte Art. Avanti, fuori, fatevi vedere ragazzi, un po' più di energia, prego, qua così, qui così, venite qua, dovete farvi vedere,
non nascondervi di dietro, siete voi i protagonisti oggi, qua così, con me, qua, lasciamo spazio adesso, facciamo un semicerchio ai concorrenti invece di Coffee in Good Spirit, qui così ragazzi, anche voi. Venite. If you are free, then you come on with me. Siete di più voi, venite un po' più in qua. Un applauso a loro. Se lo sono meritato. Bravi. Mi piacerebbe sapere chi ha vinto, eh. Prima di poter dire chi ha vinto, però è un piacere poter ringraziare chi continua a sostenere queste manifestazioni, quindi gli sponsor che tutti gli anni ci danno la possibilità di continuare. Quindi chiamerei, scusatemi, per come sponsor in Latte Up, il responsabile per Caffè Portioli. C'è, non importa, lo mettiamo da parte. L'altro partner fondamentale nelle competizioni di oggi, Ancap Porcellane. Non può essere Fabio, presente. È andato via. Abbiamo pazienza, treno. Allora, insieme. Andrea, vieni qua. Insieme perché è stato main sponsor di tutte e due le competizioni. Chiamiamo quindi due persone che ho visto presenti qua. Antonello. Raffaella? Ah no, è vero. Antonella e Raffaello per Taorte! E se ci può raggiungere sul palco anche Alberto Cotti di DM Italia, nonché Mark Koenig. Allora, qui adesso abbiamo le targhe dei primi classificati. Primo classificato campionato Latte Art, diamo la targa a Raffaele. Primo classificato Coffee Good Spirit, diamo la targa ad Antonio. Abbiamo però anche degli altri premi importanti per i primi classificati, che sono il premio in denaro per partecipare alle finali. Chiamerei qui i rappresentanti di Chiara di Rimini. Abbiamo già prima Giorgia Maioli e Simonetta gentilmente qua sul palco, grazie, un applauso. Continuate ad ospitarci, continua a essere una bella esperienza. Giorgia, uno lo darai tu al primo classificato per e per Coffee Good Spirit. E Fabio, un attimo, permettimi. Certo. Abbiamo anche come sponsor Pulica, io chiamerei assolutamente noi Gianfranco Carubelli. In tutte le competizioni non ce n'è stata una che Gianfranco non abbia supportato, un grande sponsor, grazie davvero. Fornitore di tutti, e fornitore di tutti, non litiga con nessuno. Allora, è giunto quasi il momento. La premiazione è un po' differente perché invece di fare come al solito abbiamo già gli attestati che verranno consegnati uno a uno e man mano sarà la loro posizione. Suspense fino alla fine. Partiamo dal Coffee Good Spirit, dal settimo classificato.
con... Ah, ce l'hai tu Fabio? Ce l'ho io il foglio. Non ci avevo più mani. Ce l'hai tu Fabio. Con 170 punti. Vai, leggi. Debora Cesanelli. Brava. L'anno prossimo voglio l'archetto. Allora, adesso ci invertiamo, tocca a te stare dietro di me. Wow. Mi piace così, questi scambi. Allora, sesto classificato, Latte Art, con... Ah, non lo so. Eh già. Devo guardare. Eh già. 438 punti. Cristian Herrera! Dall'Ecuador! Mi spiace, ma dobbiamo di nuovo fare cambio. Sai come nella vita si prende e si dà. E quindi no. Sesto adesso, non è che classificato. Per fortuna che siamo Coughing Good Spirit con 186 punti, 5. Un amico, un fenomeno, Ettore Diana. Oh! Grazie Ettore. Ed eccoci di nuovo qua con il quinto classificato per la Latte Art. Oh, ragazzi, oggi non mi passa più. Con 531,5 punti Giuseppe Guido Musiu. Classificato Coughing Good Spirit 214 punti. Davide Spinelli. Oh! Bravo Davide. E ci avviciniamo. Quarto classificato, Latte Art. Sbircia il punto e ci avviciniamo. Con 576 punti. Non so se dire prima dal Coffee Show Latte Art di Siracusa, Giuseppe Fiorini. E vai! Wow! Sarebbe capito. Bravo. Quarto classificato Coughing Good Spirit, ecco qui ci avviciniamo con 215,5, un punto e mezzo di differenza. Quarto classificato Coughing Good Spirit, eh? Gianluca Arnesano. Bravo Valezzi, è tutto per te, goditi questo momento, è solo il primo. Allora ci stiamo avvicinando al podio e qua si va sul podio e qua. Allontano, perché qua secondo me tu cominci a diventare pericoloso. Terzo classificato di Latte Art con 593,5 punti. Premiamo Luca Primiani. Complimenti Luca. Bravo Luca. Podio, terzo,
Coffin Good Spirit, 269 punti virgola 5. Chi rimane? Chi rimane? Alzi la mano. Chi rimane? Uno, Marco, due, poi dopo! Oh! Grazie Marco! E vai Marco! Complimenti! A te! Io guardo i punti e dico che sono 278 punti, virgola 5, mentre il primo 298,5. Li chiamiamo tutti e quattro qua? Sì, allora, Fabrizio, Giraudo, Davide Berti, io e da quest'altra mano... parte faccio senza leggere i nomi, Pietro Pannelli e Matteo Beluffi. Sta a te. Sta a me. Secondo classificato. Campionati italiani. Coffin Good Spirit. Secondo, eh? Avete le macchine pronte? Perché il primo sarà l'altro. Questo è il secondo. Ce l'hai? No, io non. Prendilo, lo facciamo io. Tu prendilo anche. Secondo classificato. Coffin Good Spirit. Devi dire il nome, vero? E devi dirlo tu. Fabrizio Giraudo! Complimenti Fabrizio. Ed ecco che... Un attimo, il primo classificato di Coffin Good Spirit. Non si è capito, ma era così che doveva essere per la... Per la premiazione, Davide Berti! Ecco che riceve! Bravo. La targa! Guarda che devi portare a casa anche quella roba di dietro poi, eh! Insieme prima di passare alla prossima premiazione. Francesco Corona, dove sei? Francesco, eccoli qua, il passato e il futuro, passaggio di testimone. Attenzione!
a Pietro Vannelli, porto diritto. SIGEP, primi. Ultima foto, ci vuole con la macchina che dovrai portarti a casa anche tu, insieme a Raffaello e poi... Certo. Chiara Bergonzi. Passaggio di testimone anche per te. Chiara. Le nuove leve, ragazzi. Potevamo farlo a Cortona questo campionato, eravamo già lì. E prima di concludere, non andate via, non è finita qua. Non è finita, non è finita, no, non è finita. Potete accomodarvi se volete, quindi rubiamo ancora 5 minuti, non andate via. Passo il microfono a chi ci ha ospitato, prima di tutto quindi a Giorgia Maioli di SIGE Primini, a te. Grazie a tutti, un ringraziamento speciale a tutta la giuria e a Sonia Grant che l'ha presa tutta. Prego Sonia, can you come here please? Grande applauso per Sonia, grazie a tutta la giuria straordinaria. Ma un ringraziamento speciale va a Andrea Lattuada che in tutti questi giorni in defesso ha seguito dietro le quinte ogni momento e grazie infinite a lui e anche a Mariano. Andrea che è stato... qua. Andrea Lattuada. Andrea. Scusate la voce, non ho più la voce. Andrea, Andrea, Andrea. E grazie, grazie infinite a tutti voi per essere stati qui sino ad ora. Grazie ai concorrenti, veramente. Andrea. E i nostri presentatori stupendi. Grazie, grazie Giorgia. I nostri presentatori meravigliosi. Grazie, grazie infinite a tutti voi. Grazie a tutti, grazie a voi. Vogliamo la tua firma ancora sulla DC Pro. E soprattutto Andrea. Vieni al centro del parco, questa volta sono io a darti gli ordini, quindi ti poni dimmi, qua Andre, al dimmi. Centro del parco. No, mi manca, non sono più abituato, aspetta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Noi ti lasciamo il palco un attimo, tutto per te. No, no, no. Sì, no, sì, no. Andrea. Il palco, lo, ragazzi, meriti, no. Te lo dovevamo, Andrea Lattuada ci ha accompagnato in tutti questi anni e quindi era doveroso ringraziarlo con un grandissimo applauso. Grazie, anche se io ribadisco sempre i veri protagonisti di tutto questo nostro fantastico movimento che è nato nel 2000 grazie a delle brillanti idee di menti fantastiche. Io ricordo Vinco Sandali, ricordo il grande Roberto Prega, ricordo Lino Alberini, ricordo Silvia Musetti, ricordo Brusoni che mi hanno preceduto e quindi sono molto felice di lasciare il testimone a Dario Ciarlantini, il nostro nuovo coordinatore, e spero che questa SCAE cresca in maniera esponenziale nei prossimi anni. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie. Grazie Andrea. Questo lo faccio dire a te, vai. Ancora grazie a tutti.
è stato bellissimo condurre con te questa giornata così intensa, così piena. Grazie Fabio. Grazie Andrea. Salutiamo il nostro pubblico e vi diamo appuntamento qui a Rimini. Grazie, grazie Giorgia per averci grazie. Invitato. Il prossimo gennaio a questo punto. Eh beh, ormai è di fisso, coppia fissa. Grazie Fabio. Grazie Andrea di tutto. E grazie anche a casa di averci guardato. Ciao Rimini! Arrivederci al prossimo anno!